Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 2 luglio 2024, San Ottone, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. È di 4 feriti in codice giallo il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla provinciale Ostuni-Carovigno. 4 sono anche le auto coinvolte nel sinistro verificatosi a circa 3 km dal centro abitato della Città Bianca. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Ostuni e di Carabinieri. Il traffico è stato bloccato per parecchio tempo per l'acquisizione degli elementi utili all'indagine e la rimozione dei mezzi coinvolti. Oggi alle 16.30 in sessione straordinaria è convocato il Consiglio Comunale. Gli argomenti da sottoporre agli esami sono 7. Ostuni ha ospitato la 17ª edizione di Attacchi d'Epoca, la sfilata organizzata dall'Associazione Cavalcata di Sant'Oronzo. Una iniziativa che ha attirato l'attenzione e lo stupore di grandi e piccoli. La manifestazione, dopo la partenza dal Foro Boario, ha percorso le vie cittadine fino a giungere in Viale Oronzo 40 per la presentazione e la premiazione degli attacchi. Le parole di Rinaldo Francioso e dell'esperto e socio onorario dell'associazione Michele Santoro. Siamo al via di questa 17ª edizione degli Attacchi d'Epoca e siamo tutti entusiasti di aver comunque concluso un bel lavoro. Quest'anno ci sono presenti 25 attacchi di tutte le varie categorie e c'è un interesse crescente da parte degli addetti ai lavori di tutte le province della Puglia e anche dalla vicina regione Basilicata, quindi questo significa che c'è un forte interesse per questo bellissimo momento che abbiamo creato appunto per gli Attacchi d'Epoca. Tutto il direttivo, tutti i soci dell'Associazione Cavalcata Sant'Oronzo si sono spesi tutti dietro le quinte, nessuno si vede, ma qui ce ne sono ci siamo una minima presenza, ma dietro le quinte ce ne sono tantissimi. E comunque grazie all'Associazione Cavalcata Sant'Oronzo, grazie a Galatto Salento, al Comune di Ostuni, alla provincia di Brindisi e alla Regione Puglia e all'ANAMF che hanno patrocinato comunque tutti insieme questa bellissima manifestazione. Grazie Rinaldo, grazie all'associazione e a tutti voi che avete sempre la cortesia di coinvolgermi in questa bella manifestazione. Anche quest'anno mi sembra che ci sia una partecipazione oltre che numericamente consistente, qualitativamente eccellente. Ci sono attacchi del nostro territorio e l'associazione per questo merita un plauso in più, perché aiuta a conservare i calessi, i traini, le carrozze della nostra terra e a trasmetterle alle generazioni che verranno. Il consigliere comunale di minoranza Guglielmo Cavallo del gruppo Obiettivo Comune ha presentato all'amministrazione comunale un'interrogazione riguardo la delibera di giunta che ha permesso l'acquisizione in locazione del terreno ubicato in prossimità del piazzale della stazione dell'estensione di 2.659 metri quadrati per adibirlo a parcheggio delle autovetture degli utenti della stazione ferroviaria sino al termine dei lavori di riqualificazione del piazzale principale. Il consigliere Cavallo chiede se sia stato fatto un avviso pubblico di ricerca per aree, se il prezzo indicato nella determina sia stato oggetto di trattativa, se siano state acquisite le necessarie autorizzazioni ASI per lo svolgimento dell'attività di parcheggio e se siano state valutate soluzioni alternative come le aree a parcheggio della stessa ASI. Inside Out 2, il film acclamato da piccoli e grandi spettatori, resta in proiezione presso il Palazzo Roma da oggi fino a venerdì 5 luglio alle ore 18.30 e sabato 6 e domenica 7 alle ore 18.30 e alle 20.30. La rassegna per adulti Cinestate oggi e domani vede in programmazione alle 20.30 il film Anatomia di una caduta. L'intera giunta comunale ha tenuto presso il Salone dei Sindaci una conferenza per tracciare il bilancio su quanto fatto in questo primo anno di amministrazione e sulle novità in ogni settore in merito alla stagione estiva iniziata.
dopo il primo e il secondo servizio andati in onda nelle scorse edizioni, oggi concludiamo trasmettendo il terzo servizio con l'assessore al bilancio Antonio Zurlo e l'assessore all'urbanistica Francesca Pace, che ci parlano rispettivamente del lavoro di monitoraggio, di verifica e di guida per le attività che vengono svolte dall'amministrazione, del progetto Cuori e dell'accordo che il Comune di Ostuni ha sottoscritto con il Politecnico di Bari. Il mio assessorato sicuramente non si caratterizza per la stagionalità, quindi noi lavoriamo quotidianamente in un'opera di monitoraggio, di verifica, in un certo senso anche di guida di tutte le attività che vengono svolte dall'amministrazione, e quindi devo anche ringraziare l'ufficio per questi, gli uffici che collaborano con il sottoscritto per questo lavoro quotidiano che fanno, di concerto con l'ufficio ambiente per la prossima scadenza dell'approvazione delle tariffe, di concerto con l'assessorato alle politiche sociali per far fronte al mancato trasferimento del contributo che veniva dato ai cittadini per il pagamento dei canoni di locazione, e stiamo cercando di provvedere noi stessi a far sì che questi cittadini che prima usufruivano di questo contributo possano continuare a riceverlo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, credo, dal punto di vista delle entrate sui DEOR, abbiamo aumentato rispetto allo stesso periodo l'anno scorso le entrate, semplicemente attraverso una maggiore attenzione e un maggior anche dialogo con gli esercenti con cui ci confrontiamo quotidianamente, anche dimostrando la nostra disponibilità a far fronte alle loro esigenze, così come loro stanno dimostrando di cercare di venirci incontro. Un appuntamento che è quello del 19 luglio, in cui saranno resi noti gli esiti del processo partecipativo Cuori, che si è concluso. Abbiamo tanto materiale di cui discutere e che danno un'idea di quello che la città vuole per questa zona, che è quella di Viale Pole del Campo Sportivo. Abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione tra enti con il Politecnico di Bari, che riguarda sia le attività della pianificazione della programmazione del territorio, che attività di formazione, partecipazione a progetti di ricerca, e contribuiranno a migliorare l'offerta formativa per la comunità locale. Prossimi al matrimonio Antonella e Antonio. Felicitazioni ai futuri sposi. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Ricordiamo che a Villanova Marina di Ostuni la succursale della farmacia Santoro è aperta tutti i giorni festivi compresi dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, cieli molto nuvolosi con probabili piogge, venti di tramontana, temperature stazionarie, mare calmo. Citazione odierna: ci sono delle persone così povere che l'unica cosa che hanno sono i soldi. Grazie per aver preferito la nostra informazione.